Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Storie di Album. Nell'ultimo episodio siamo andati ad analizzare un album importantissimo per la storia della musica americana, ovvero Sweet Baby James di James Taylor. Quest'oggi invece torniamo in Gran Bretagna. Torniamo con un album tra i più influenti della musica anni 70. Loro sono i Wings e questo è Wings at the Speed of Sound. La formazione presente in questo album è di altissimo livello. Paul McCartney canta e suona il basso, poi troviamo le tastiere e i cori di Linda McCartney, Danny Lane alla chitarra e al basso, Jimmy McCulloch alla chitarra, Joe English alla batteria e la sezione fiati con i sax di Howie Casey e Thaddeus Richard, Steve Howard e George Tidwell alla tromba e Tony Dorsey al trombone. Una formazione di livello molto alto, quella che entrò in studio nel 1976.
Wings at the Speed of Sound è il quinto album in studio della band britannica Wings, pubblicato nel 1976. Il disco rappresentò una pausa nella lunga serie di concerti in giro per il mondo della band capitanata da Paul McCartney, il quale tornò a registrare un disco in Inghilterra, per l'esattezza agli studi di Abbey Road, dopo anni di assenza, dato che l'ultimo album registrato in patria dall'ex Beatles risaliva al 1973 con Red Rose Speedway. L'album non ottenne la stessa accoglienza riservata ai due predecessori, ma ottenne comunque ottimi risultati, risultando il disco più venduto in Gran Bretagna nel 1976 e diventando il maggior successo di McCartney nelle classifiche statunitensi, rimanendo in vetta per 7 settimane. My baby, she comes out at night, she's taking me by surprise, she's my baby. Down to the last drop, mopping her up, yeah, yeah, she's my baby. She's a baby in the morning time, when the sleep is in her eyes, then the world is waking up, she has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She my baby, and she comes out at night. She taking me by surprise. She my baby, like gravy down to the last drop. I keep mopping her up, yeah, yeah, yeah. She my baby. Baby in the morning time, when the sleep is in her eyes, and the world is waking up, she has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's the lady of the evening tide, when the stars are in the skies, that's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. All'interno di questo album figurano alcuni dei più grandi successi della carriera di Paul McCartney e di quella dei Wings. Let 'Em In è un brano caratterizzato da una melodia saltellante, scandita da un ritmo di marcia militare. Questo brano si distingue per l'utilizzo di strumenti insoliti per la musica pop e per il sound di McCartney, come tamburi militari o flauti da marcia. Silly Love Songs è probabilmente il più grande successo della carriera di McCartney dopo l'uscita dai Beatles. Il brano è una risposta ai commenti di Lennon e della critica musicale riguardo al fatto che McCartney componesse troppe canzoni d'amore. Il singolo raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard 800 e il 31° posto nella classifica Billboard's Greatest Songs of All Time. You think that people would have had enough of silly love songs?
Cosa possiamo dire di più su quest'album? Lo reputo un capolavoro, un album con un sound molto riconoscibile e con quel tocco alla McCartney che è presente in tutti gli album di questo genio della musica. Un personaggio che verrà ricordato come oggi ricordiamo Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Handel. Un genio, un rivoluzionario, insieme a quegli altri tre matti di Liverpool e poi anche nella sua carriera solista. Un visionario della musica, una delle poche persone a muovere le masse toccando un basso, una chitarra o semplicemente aprendo la bocca per cantare. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Mickey the Drummer. Vi ricordo che tutte le mattine alle 7:30 pubblicherò una drum cover, tutti i lunedì alle 21 un episodio di storie di album e tutti i sabati alle 19 un episodio di pillole musicali. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video e vi auguro una buona serata.